Ragazzi, ciao, Rick Dufè. Hello, eccoci ciao. Qua. Ciao, buonasera. Buonasera. Mi hai riportato su Twitch? È un sacco di tempo che non stavo su Twitch. Cosa ne pensi? Penso che sia sempre più viola. Minchia, se è una frase che puoi dire. È una frase che puoi scegliere di dire, questo. Bella spilletta. Te la regalo? Vuoi la spilla di Daily Cogito? Sì, sì. È tua. È anche di metallo, guarda che bello. Così io sono meno autoreferenziale e tu sei più cool. E io sono più cool. Come stai? Bene, bene. Ho fatto delle vacanze molto riposanti. Avevo bisogno di staccare proprio, periodo veramente intenso. E ho studiato, ho letto un sacco. Ho visto il tuo bellissimo video. Sono contento di averlo visto. Grazie, e sono contento visto. Di essere qua. Hai già perso il pezzo. Incredibile. Vabbè, dopo sì, dopo lo andiamo. Poi l'hai visto subito appena te l'ho mandato. Sì. Molta gente, perché non parliamo di quello che già ci siamo detti, visto che comunque lo sappiamo, molta gente mi ha... per quanto riguarda le buone critiche, cioè i complimenti, mi sta arrivando moltissimo la frase... È quello che penso anch'io. Grazie. Mentre invece come critica è non si capisce un cazzo, muori. Che è una critica ben argomentata. Come quelle che ti aspetti. È una di quelle... Certo, è una di quelle che mi aspetto. È stato davvero, credimi, difficile. Durante il montaggio mi capitava spesso di fare questa cosa qua. Non faccio uscire il video. Perché... È un argomento così ampio e complesso che per quanto io stesso dico al video cazzo se dovevo particolareggiare di più, ti giuro e prometto che per anche un po' per lo stadio Cacerone che volevo regalargli, che serviva soprattutto a farlo sentire molto approcciabile come argomento, perché spesso la gente ha veramente paura di parlare di questa cosa, al di là delle ripercussioni che può avere se dici la parola sbagliata, non potevo farlo altrimenti. Non è neanche una paraculata, ragazzi. Io volevo veramente che vostro padre, come il vostro fratellino, potesse vedere il video facilmente. Sono apertissimo però a qualsiasi tipo di dialogo. Uno dei motivi per cui ho invitato una persona dello spettore di Rick per parlare del video. Allora, il video... Allora, teniamo conto che l'argomento di per sé è un non argomento, nel senso che in realtà è un tema che si inserisce su una molteplicità di argomenti. Sì. Questo comporta un vantaggio, che è quello di poterlo interpretare e, diciamo così, formalizzare nel modo che ritieni più opportuno. Che è forse anche lo svantaggio questo. No, lo svantaggio è che quindi non hai mai un limite definito. Ah, e sì. Quindi è un tema che lascerà sempre fuori qualcosa. E questo sempre. È interessante perché una delle... Io ho guardato un po' di commenti oggi, una delle cose che ho visto di più è ma non hai parlato di questo, ma non hai detto questo, ma non hai detto... Che in realtà è una cosa che è giusta, è vero, hai parlato di un sacco di cose, ma bisogna anche rendersi conto che quello è un tema che è virtualmente illimitato. Perché illimitato. Dov'è che lo metti il limite? Credo che... Posso chiederti, ma di chiudere la porta? Credo che tu abbia in realtà parlato di quello di cui volevi parlare tu, che abbia fatto bene a parlarne. La contestualizzazione storica c'è e poi lo sviluppo è quello che interessa te, cioè la parte di internet. Okay? Ed era qualcosa che veramente io volevo uscisse, nel senso non voglio fare il nuovo correttore politico, voglio fare l'uomo che ha vissuto queste cose qui e che le vuole vivere un po' per come le ha vissute. L'ultima parte del video, quella là, che di cui noi mi ha fatto molto piacere quando ci siamo visti da te, se non sbaglio è la prima cogitata, abbiamo parlato, ovvero le sprangate sui denti, il togliere il male dalla vita, poi ci siamo detti a vicenda che abbiamo letto il libro del contemporaneo della società senza il dolore. Sì. L'ultima parte del video l'ho resa davvero davvero fiabesca e ti giuro che non l'ho fatto studiando, non è stata una cosa studiata. Quando stavo scrivendo... Mi sentivo male e mi sentivo anche bene per il fatto che mi stavo sentendo male. Ho detto, ok, mi sta succedendo questa cosa qui e sono sicuro che questa cosa qua la vivono in molti anche solo parlandone di questa cosa, anziché scrivere un video. La scrivo per come la sento. Certo. È fiabesca, è un po' cringina, ma ti giuro che è veramente piena di zuppa di
quello che veramente mi accade quando penso al livello di comunicazione che si è raggiunto in questi tipologie di argomenti, quindi che sono così sensibili, che devono addirittura far paura e quindi finire nel mutare qualcuno, ammutolirsi. Guarda, alla fine dei conti, io quello che ho apprezzato del video è che si sente che, come dicevo, tu parli di quello di cui vuoi parlare, e quindi è un'opera creativa. Sì. Quando si parla del politicamente corretto, l'errore che fanno anche quelli che ne vogliono parlare in modo critico o non critico è quello di pensare sempre alle reazioni degli altri. Cioè, secondo me il cortocircuito che si è fatto in questa quest'epoca su internet, ma non solo, è che quando tu parli di questo ti senti di mettere strategicamente mille mani avanti. Capita anche a me. Io ho fatto un video sulla demascolinizzazione qualche mese fa, ok? E rivedendo quel video, che è un video anche lungo perché sono 40 minuti di video, io mi rendo conto che per 5-6 minuti ho fatto il mettere le mani avanti. E non lo rifarei oggi. Perché? Perché in realtà ci stiamo abituando mentalmente a mettere prima la limitazione dei danni e poi eventualmente dire la nostra. E questo è sbagliato. È sbagliato perché è reattivo. Cioè io sto reagendo e quindi sto formando la mia opinione e quello che esprimerò sulla base di quello che penso si aspetti il pubblico da me. E questo è sbagliato. È ancora peggio. Ci sta friggendo. Penso che quello, quello che non amerà il pubblico. E che non amerà il pubblico. Okay. Quindi ragioni sul fallimento. Esatto, esatto. E questo è un problema, perché sempre di più ci disabituiamo invece a creare qualcosa. Quindi a dire, prendendoci la responsabilità, io penso questo e metto le argomentazioni che servono, metto la mia sensibilità, metto le mie idee, mi prendo le responsabilità, anche quella di beccare un sacco di merda. Perché abbiamo una paura fottuta. Una delle conseguenze del politicamente corretto, sai qual è? È che sono diventati politicamente corretti anche i contestatori del politicamente corretto. Appunto, e lo vedi quando si mettono le mille mani avanti. Sì. Okay. Sì. Ed è una cazzata. È una cazzata. Io cerco ogni giorno di limitarla, questa cosa qua. Poi io, cosa vuoi, agendo anche in un campo culturale, che è quello della filosofia, io c'ho anche questa cosa del dire da me il pubblico si aspetta la trattazione in un certo modo, senza alzare i toni troppo. Invece, certo. Questa roba qua io voglio togliermele sempre di più, perché ci disabituiamo a dire quello che pensiamo. C'è una frase, la frase più importante che io ho letto nella mia vita è una frase di Spinoza che dice: la felicità è pensare ciò che si vuole e dire quello che si pensa. E la formula è molto particolare, perché come che risponderesti? Dici, vabbè, ma oggi tutti dicono quello che pensano. È vero. Il problema è che nessuno pensa ciò che vuole, ovvero ci siamo disabituati a pensare quello che pensiamo veramente, cioè quello che fa parte di noi. Perché? Perché abbiamo un sacco di paura. Vogliamo mettere le mani avanti, non far arrabbiare gli altri, non indispettirli, e quindi non pensiamo più veramente. Aderiamo a quello che si dice, a quello che si pensa. Ottenendo quello che non vuoi, che non hai voluto ottenere, perché non volendo far indispettire gli altri, non li fai indispettire. Un bacio, bello. Goodbye. Ti voglio bene. Goodbye. Durante il video dissi proprio questo, che ho detto una frase, ho uscito la frase dei boomerini dicendo ma questo non è razzismo, al contrario, che loro lo dicono sempre, e ho detto che questa frase, come veramente qualsiasi altra, se dai 10 minuti a qualsiasi persona oggi online, riescono a trovarti il contraddittorio e farlo passare pure come propria narrativa. Certo. Io so questa cosa qua. Secondo me parla un po' della frase di Spinoza, perché certo, perché lo stiamo pensando noi, però torniamo veramente al livello delle canzoni dei System of a Down che dicono: ma lo stai pensando veramente? È un tuo pensiero. Ma sai anche perché questo? È uno dei motivi per cui io nei miei studios ho sempre voluto fare le cose dal vivo, è perché il politicamente corretto non può che moltiplicarsi a dismisura nel momento in cui tutti, prima di dire quello che pensano, possono star lì, calcolare e scrivere su una tastiera. Quando tu sei dietro uno schermo, dietro una tastiera, è naturale che prima di dire quello che pensi, tu metta nel calcolo la reazione, la percezione degli altri, l'opinione che l'altro si farà di te, tutta una serie di elementi che sono molto più simili a una partita a scacchi che non invece all'argomentazione. Certo. Ecco, l'argomentazione non è una cazzo di partita a scacchi. Ed è per questo che bisogna argomentare guardandosi in faccia, scambiando parole, lì sul momento, avendo anche il coraggio di dire: questa cosa non stronzate, lo so. No, o certo. Stronzate, oppure, stronzate. No, su questo non ho un'opinione. Quante volte tu senti dalle persone in televisione o anche in live: devo pensarci,
Questa cosa non la so. Mai. Mai. Mai, mai, perché in realtà siamo sempre portati a vivere l'argomentazione come una partita a scacchi. Devo sempre avere la mossa. E devi averla subito. Eh no, cazzo. Devi rispondere subito. No, no, devi essere, devi prenderti la responsabilità, dire quello che pensi, essere nel contesto che in qualche modo ti dà modo di essere spontaneo, di dire veramente quello che sei, dimostrare quello che sei. Sono d'accordissimo, ma non a caso la gente decide di schermarsi online e di rifugiarsi nell'online, perché quando è pensiero comune quello che invece è una partita a scacchi, tu devi essere preparato a trasformare il dialogo in una partita a scacchi, e quindi ti serve tempo, strategia, per pensare, strategia, rendere il post bellissimo, rendere gli attacchi invincibili. Esatto, ed è quello, guarda, il fondale, secondo me il tuo video questo lo individuo molto bene, il fondale che permette al politicamente corretto di esistere è il nostro rifiuto di farci trovare in fallo. E io sono rifiuto di farci trovare limitati, di farci trovare sbagliati, di farci trovare manchevoli. Sì. E se tu fondi tutta quanta la tua visione del mondo sul non mostrarti mai in fallo, allora l'unica cosa che potrei fare sarà impedire agli altri di mettere in atto, spontaneamente o meno, quelle strategie e comportamenti che dimostrano il fatto che sei limitato. Che sei limitato, sbagliato, che le cose non le sai, che ti sei sbagliato. Che è l'unico modo che serve per non... Sì. Che è l'unico modo che hai per non essere più limitato, per non essere più mancato. Ma sarai sempre limitato. Cioè, il punto è che noi dobbiamo tornare, e io questo, guarda, su Daily Cogito, sta roba qua, io al mio pubblico faccio un mazzo così ogni volta. Immagini. Torniamo ad ammettere un fatto che è l'unica verità che io ho trovato nella vita, che brancoliamo nel buio. Ma mai come adesso, ma mai come adesso. Che non sappiamo niente di quello che fingiamo di sapere, che non abbiamo risposte, soprattutto laddove cerchiamo di mettere e stampare le risposte proprio in modo eclatante. Guarda, io so, io ho capito, non hai capito. Io ho vissuto questa cosa qua, quindi posso parlarne, la so. Sì. Siamo malati di questa cosa qua. E allora, ecco che, di nuovo, il tuo video individua questa questione, che lo dici proprio nella fine del video. Il politicamente corretto è l'ultimo ritrovato nel fatto di dimenticarci che moriremo. Ma non è, guarda, che questa non è una cazzata da filosofo, ecco il filosofo arriva adesso, parla della morte. E no, cazzo, è così. Perché in realtà l'idea di non essere mai toccati da un'opinione altrui, l'idea di non essere mai colti in fallo, di non mostrare mai i propri limiti, in fin dei conti si traduce sempre nel fatto di credersi immortali. Sì, sì. Invece è proprio la morte. È la fine di te. Cioè, tu hai smesso, ma neanche di porti domande, perché comunque questa gente vive ancora di dubbi e di domande che si pone. Tu hai smesso di voler cercare le risposte. Il fatto qual è? Che cercare una risposta al quale non ti poni più domande è bello faticoso. Non che non ti poni più domande, ma il fatto che non ti metti più il dubbio. Ma forse sto sbagliando, ma forse se effettivamente apro bocca qualcosa di razzista la dico. Meglio che non mi faccio vedere in fallo e quindi sto zitto. Ma quando decidi di starti zitto, tu non saprai mai che puoi sbagliare in quel caso là, non verrai mai corretto politicamente, quindi la correzione politica non diventa più un correggiamo effettivamente, appena troviamo un errore correggiamolo, no, diventa rendersi immortali, quindi bloccarsi in un tempo, in uno stato d'animo, in un pronome, in un modo di essere, e se qualcuno decide di mostrare un po' di quella debolezza là, che non è neanche debolezza, è tipo, ragazzi, io sono così, sono nato in questo posto, non ho mai visto un uomo nero. Quando lo vedo, mi ha fatto schifo la prima volta, perché sono nato in un contesto così razzista e così negligente nei confronti altrui, che lo devo dire, è così. La gente ha bisogno di dire quello che è, perché ha anche bisogno di vedere la gente che non è quella cosa là, per integrarsi, unirsi e dire... Dobbiamo trovare un modo per convivere assieme. Internet proclama questo, non sta ottenendo questo. Cioè, politicamente corretto, da quanto lo sentiamo? Un sacco? Vi sembra corretto tutto quello che succede online? No, ed va sempre peggio. E io, quello che hai detto tu qua, del rendersi immortali, oh mio Dio, ma lo vedo in qualsiasi età ormai, sempre. Basta che sei... in qualsiasi età. Guarda, tu hai fatto l'esempio prima del razzismo. Ok, io ti faccio un esempio personale, perché anch'io, noi siamo cresciuti agli antipodi dello stivale, ok? tu nel profondo sud, io nel profondo nord, ok? E io sono vissuto in un paesino, Piovene Rocchette, in cui... Piovene Rocchette. Ciao piovenesi, vi mando un abbraccio se c'è qualcuno in ascolto. Ma c'è l'acqua Rocchetta, è proprio da là, non è una battuta? No, in realtà no. Okay, è un quartiere... si
chiama Rocchette, non, okay, non ho mai capito perché, okay, non ho mai approfondito l'etimologia del mio paesino. No. Comunque, io negli anni in cui sono vissuto, quindi anni 90, lì c'erano degli extracomunitari, c'era una piccola comunità che però era abbastanza ghettizzata, ok? Quindi io, sì, ho avuto alle medie un compagno che era serbo, un altro che era magari un po' più scuro di colore, però niente di straordinario. Io ho sempre pensato di essere una persona antirazzista, completamente antirazzista, apertissima. Quando sono andato all'università, sono andato a Padova, e mi è scoppiato in faccia un petardo perché nel luogo in cui vivevo era un condominio dove di fronte i miei dirimpettai erano turchi, ok? Ma era una famiglia turca trasferita a Padova da pochissimo. Parlavano una lingua che non capivo, cucinavano delle cose che... Con odori che non avevano. Avevano degli odori incredibili che... E io provo fastidio. Io mi sono accorto, ma senza accorgermene, ok, di provare fastidio per la loro presenza, al punto che uscivo a orari in cui sapevo che loro non c'erano. Ma lo facevo tutto molto inconsciamente, sì, ok? Lo facevo perché non avevo imparato a gestire quel tipo di diversità. E poi è capitata una cosa, è capitato che un giorno torno a casa dallo studio, dall'università, sono da solo a casa, però anche un weekend, e mi sono dimenticato le chiavi, ok? E io sono chiuso fuori, mi trovo fuori al pianerottolo, bestemmiando in turco, no, non in turco, perché... E apre la porta il papà di questa famiglia e con un italiano molto stentato mi dice: cosa succede? Io dico: mi sono chiuso fuori, che cazzo, era tardi. Fa: vieni a mangiare con noi, no? Aveva cucinato. E io lì avevo una fame bastarda, okay? Quindi ho detto: va bene, dai, grazie. Cazzo, è così basso che è stato successo. Ho fatto una serata meravigliosa in cui per tutta la serata c'era una voce dentro di me che diceva: sei un coglione. Sei un coglione. Mi sono accorto adesso di quanto sono stato stronzo e ho imparato qualcosa. Ecco, vedi, imparare significa imparare una piccola morte. Perché imparare significa mettere da parte, quello che seppellire quella parte di te che ora non ti serve più. Mm-hmm. Tu impari quando accetti il fatto di non poter, ma dover cambiare. E quando cambi, il te stesso di prima viene in qualche modo sepolto, ucciso, certo, parzialmente. Certo. Se tu vivi in una società dove in ogni momento devi sempre sembrare all'altezza delle aspettative, in cui non puoi mai farti cogliere in fallo, in cui ogni novità non può essere una novità perché devi essere preparato. Zero stupore, sì. Zero stupore, zero meraviglia, Marcolina, zero TVB. Attrito e contrasto, allora in quel momento tu non impari più. Tu non morirai più in quel modo con cui... Non solo, non resta una piccola morte, diventa la più grande morte. Certo, perché ti farà paura. Sarai soltanto finto, fingerai sempre. Le persone che sui social, e poi vabbè, i social sono il luogo perfetto di questa cosa qua, perché si fondano su questa maschera, però le persone che sui social sembrano sempre up to date su ogni cosa, ogni novità, si stanno autodistruggendo. E dobbiamo rendercene conto, perché o torniamo ad ammettere di nuovo che non ci capiamo un cazzo del mondo e che l'unica cosa che possiamo fare è uccidere quelle parti di noi che mano a mano ne capiscono non qualcosa in più, ma qualcosa di nuovo, altrimenti siamo fottuti, perché non progrediremo più nella comprensione di noi stessi e del mondo. E questo è un grave problema. C'è una frase bellissima di un autore americano, che è Scott Baker, che ha scritto questa epica fantascientifica molto strana, in cui a un certo punto un personaggio chiede a un altro: ma perché l'essere umano ha paura del buio? E l'altro risponde: beh, perché il buio è ignoranza visibile. E l'altro fa: la gente l'ignoranza però piace, la gente ha stima dell'ignoranza. E l'altro risponde: sì, ma solo finché è invisibile. Mentre invece il buio lo vedi che c'è. Ecco, siamo immersi nel buio e ci raccontiamo che quella non è ignoranza. E questa cosa è drammatica, e il politicamente corretto è un sintomo di questo fatto. Infatti quello che un po' ti ho criticato nel video, sì, è che tu a un certo punto nel video dici: questa cosa è nuova, il primato del discriminatore, quelli che discriminano sono i nuovi discriminatori. Sì, quando dico esatto. Sì, vabbè, quello. In realtà il politicamente corretto è un nuovo, possiamo dire un nuovo sintomo della cosa più antica del mondo, cioè il fatto che noi non vogliamo ammettere la nostra ignoranza. Se leggi Seneca, Epitteto, ma ancora prima Eraclito, ti rendi conto che 2000 anni fa, 2500 anni fa, ancora i filosofi dicevano: guarda che abbiamo un problema, non riusciamo ad ammettere la nostra totale ignoranza.
ancora oggi finiamo per convincerci che sia gente di fuori che ha capito come vivere e quindi possiamo legarci alle loro risposte. E allora hai l'influencer. Oh, questo è tantissimo adesso. E questo, questo, questo è... Questo tantissimo. È, questo, questo è per me la malattia... non è la malattia del nostro tempo, è la malattia umana che in quest'epoca di social, di manifestazioni pubbliche, ha preso una forma forse impensabile prima. È un comportamento che abbiamo sempre avuto nel nostro privato, ma che adesso è sempre pubblico e ci sta friggendo il cervello completamente. Lo penso anch'io. Bene. Lo penso anch'io. Io credo che... ti serve acqua? Sì, un po' d'acqua, scusate, che se no qua... Sono finito le bottiglie. Grazie mille. Grazie mille. Come vedi... il domanda del cazzo, ma come vedi il futuro? Io sento che piano piano sì, la gente si sta stufando di essere stupa e si sta stufando di non dubitare di se stessa. Anche il io penso che anche 2 anni fa questo video sarebbe stato preso molto peggio. Cosa pensi succederà? Allora, c'è una mia parte pessimista e una più ottimista, ok? La parte pessimista è quella che mi dice che questo fenomeno che stiamo vivendo durerà ancora molto a lungo, però prenderà forme diverse. Quindi, per esempio, questo non ci sarà più per un periodo nei film Disney, ok? O da qualche altra parte in cui adesso si trova, ma ci sarà in qualche altra forma. E questo credo che sarà molto molto lungo, grazie mille. Prego. Perché... ho visto che hai fatto il video sul Disney Walk. Sul walkismo, sì. Qual sì. era la tua posizione? Che adesso la Disney sta facendo dei passi indietro molto forti. Molto forti. Sono stati licenziati tipo la Ronda Shannon, che era, diciamo così, a capo di tutta, La roba walk, sì, sì. È stata licenziata l'estate scorsa, probabilmente i suoi lavori ora, quelli su cui lei è influito, usciranno per tutto quest'anno, quindi è probabile che nel 2025 cominceremo a vedere un'inversione di tendenza. Io poi sono un grande appassionato Disney, per me i cattivi Disney, da Frollo a Scar, erano straordinari, perché erano cattivi in cui mi rispecchiavo. Okay? Sì, erano cattivi in cui ci si poteva rispecchiare. Esatto, e cattivi che ti dicevano, guarda che il cattivo è allo specchio, vecchio mio. Cioè, io mi ricordo quando vidi il Gobbo di Notre Dame e io quella fregola, quel desiderio distorto, io lo riconoscevo in me, ok? Quel bisogno di possesso non era una cosa aliena. No, quando vedi Scar, il suo bisogno di vendetta, che è lo stesso bisogno di vendetta di Caino nei confronti di Abele, e lo vedevo anche quello in me. E quindi i cattivi Disney per un periodo sono stati questo, ti mettevano di fronte ai tuoi limiti, che è quello che e li rendevano i villain del film. Esatto, ed è quello che dovrebbe fare un'opera di fantasia, dirti, sono guarda, d'accordissimo. Che la merda la vedi allo specchio, lavoraci. Ora i cattivi Disney sono dei ridicoli cartonati, che sono semplicemente lì per fare scena, non c'è più nessun tipo di attrito, nessun tipo di... Quindi questa cosa sta cambiando, per fortuna, vedremo come cambierà. Ci sono stati dei titoli, pochi, che rispecchiavano ancora questa cosa. C'è stato Encanto, bellissimo, Encanto, dove sì. La cattiva non era neanche la cattiva, era la nonna della famiglia, quindi ti potevi rispecchiare, almeno conosci, anche perché tu in famiglia queste cose qua. Ma è molto particolare che, per quanto riguarda i contesti artistici, dei villain della famiglia è molto facile creare un villain dove ti puoi rispecchiare, perché nella famiglia tutti abbiamo una famiglia, ma è strano perché nelle opere di fantasia, soprattutto quelle là, secondo me la comunicazione antropomorfa degli animali, quindi proprio rendere il leone, è quella giusta per creare quei villain là. Cioè l'animale non solo può essere lo specchio dell'umano, e quindi Scar è la vendetta e la voglia di potere, ma gli animali non scappano dal loro essere animale, quindi sono perfetti come forme per parlare di queste cose qua fantastiche. Persa totalmente questa cosa qui. Totalmente persa. Lì sono scelte artistiche su cui ovviamente si può... Io sono anche in contatto con gente che lavora nella Disney, quindi ci dialogo in queste cose, posso dirti che c'è comunque un grosso malcontento anche all'interno delle persone che creativamente lavorano. Perché questo poi si è riflettuto in tanti aspetti della Disney, non soltanto quella dell'animazione, ma anche in altri ambiti. Però, insomma, quella cosa sta cambiando. Credo che questo sintomo del politicamente corretto, questa è la mia parte pessimista, non sarà semplicemente superata da questo momento,
ma si trasferirà in altri aspetti. Si evolverà in altri. Sì, sì, è inevitabile dal mio punto di vista. C'è una parte ottimista, invece, che io sono sempre molto ottimista nei confronti dell'essere umano. Nonostante tutte le magagne che ci portiamo dietro, secondo me siamo ancora creature abbastanza malleabili e adattabili. Ah, tantissimo. E quindi io credo che quello che dici sia vero. Sto vedendo molte persone che stanno reagendo in modi anche intelligenti a questo momento storico, che stanno cominciando a chiedere trans sui denti, cioè nel senso chiedono contenuti che siano di nuovo di attrito. Quindi io vedo un risveglio, chiamalo risveglio delle coscienze, del tipo delle persone che si rendono conto che dobbiamo smetterla di chiedere alle storie di dirci che è tutto bello e buono e che il mondo può essere un Eden, sì, un paradiso, sì, senza, sì, attriti, senza spigoli. C'è tanta gente che se ne sta rendendo conto. È una faticaccia creare, diciamo così, anche una consapevolezza in questo senso, perché noi viviamo un'epoca in cui la gratificazione a priori è dominatrice su ogni cosa. Qualsiasi esperienza deve essere gamificata, tutto quanto deve diventare gioco, divertimento, tutto quanto deve essere piacevole, tutto quanto deve essere smussato, lubrificato. E per quanto sia vero in alcuni ambiti che lubrificare delle esperienze ti permette di migliorarle, nelle cose veramente grevi e significative della vita devi renderti conto che soffrirai, che ti beccherai degli spigoli sui denti, che dovrai leccarti le ferite e dovrai renderti conto del fatto che l'immagine che tu avevi del mondo era sbagliata, era insufficiente e devi reimpararla, devi uccidere quella parte di te che era convinta di certe cose e devi cambiare insieme al cambiamento del mondo. Questo è ciò a cui bisogna riabituarci. E il politicamente corretto è l'ultimo ritrovato nel fatto di dimenticarci di questo. Ti dimentichi del fatto che se tu ti senti offeso da qualcosa, magari è anche colpa di quello che voleva insultarti, ma tu hai il potere di controllare la tua tendenza a offenderti. Com'è che lo controlli? Com'è che lo smussi? Com'è che riesci? Gestendo la tua emotività, che è un fottuto casino. È un casino. È un casino, ma è quello che si cerca di fare per evolvere come individuo. E invece non lo stiamo facendo. Tanto più. Grazie al Cerbero, ma questo discorso qua unito... Cerberoni! Grazie che ci avete fatto il ride, un bacione a tutti e tre. 4, 6, quanto siete ormai? Questo discorso qua unito a quello che hai detto prima rende ancora un po' più pessimista la cosa che hai detto prima, perché effettivamente è un casino dire a se stessi, soprattutto quando sei in confronto con qualcuno online, no, senti, mi sa che ho sbagliato, mi sa che è insufficiente la mia visione del mondo, mi sa che devo seppellire la mia parte. Imparare qualcosa, come te che vai a mangiare da quei tizi e scopri che, cazzo, che normali motherfuckers... Che tanto buonissimo, cazzo, anzi, che magnata che mi son fatto. Immagino. Sono degli amiconi dopo. Che cosa hai mangiato? Te l'hanno cucinato? Era pesce, hanno cucinato una loro ricetta di pesce, quindi è una roba incredibile. Seppellire se stessi è sicuramente, da 1 a 10 la sofferenza è... Ma mettiamo pure un 7, un 8... Ma imparare qualcosa per arrivare in un momento dove non dovrai sempre di meno seppellire parti di te, perché avrai una visione così in vasta e soprattutto così facilmente malleabile da poter dire: ah, cazzo, non avevo mai visto questa cosa qua, mi insegni un po', perché io non so un cazzo, e non c'è niente di più onorevole da dire. Diventerà sempre più difficile se ti rendi immortale, nel senso che imparare una cosa è 10, soffrire perché seppellisci te è 8. Se ti rendi immortale, diventerà 10 seppellire te stesso. Non varrà più la candela, il gioco. No, ma guarda che questo è, cioè, è chiarissimo, perché anche questo c'è un ulteriore aspetto da aggiungere per capire come si è formato questo fenomeno del politicamente corretto come lo vediamo oggi. Ed è il fatto del benessere. Noi abbiamo la fortuna, che assurdamente diventa una sfortuna, di vivere dei lunghissimi momenti di benessere in cui non ti viene mai richiesto di affrontare il drago, di difendere qualcuno. Intendi come società? Come società, ma anche come individuo. L'ho sentito molto... Noi a lungo, abbiamo un'infanzia molto lunga. Noi siamo la società che ha l'infanzia e l'adolescenza più lunga nella storia, ok? Intendi proprio con la manina data, con gli aiuti da dire? Con gli aiuti, sì. Tutto quanto. Intendo col fatto che tu, nel nostro mondo, ti puoi prendere le responsabilità tardissimo. Sì. Tardissimo. Sì. C'è gente che fino a 25 anni non vede una bolletta. Cioè, capiamoci, ok? Quindi questa roba qua è... Questo unicum storico veramente non è mai successo come in quest'epoca.
Ciò ci porta a intanto desiderare che ovviamente questo tipo di cose permanga per sempre. È inevitabile, perché non ti poni mai il problema di quando la bolletta, di quando il tuo amico morirà, di quando verrai lasciato. E quindi tu presupponi, come il tacchino induttivista di Bertrand Russell, ok? Presupponi che avendo ricevuto il cibo ogni giorno... Riceverai il cibo ogni giorno. Poi arriva il giorno in cui qualcuno ti mette sul tavolo da pranzo, perché arriva il giorno del ringraziamento, ok? E il tacchino dice, ah ma che cazzo, ma non era tutto così. Quindi arriva il momento della vita in cui accade qualcosa che sfonda quella barriera di benessere. E se tu ti sei abituato per 15, 20, 25 anni a non pensare mai al momento in cui la sofferenza sarebbe arrivata, al momento in cui le tue categorie sarebbero state insufficienti, al momento in cui il mondo arriva e te lo mette nel culo, perché è quello che il mondo fa in modo professionale, allora in quel momento sì, rischi di morire completamente. Ora, io non voglio portare la discussione a livelli molto molto grevi, però senza fare nomi, e sicuramente tutti quanti sapranno a chi mi sto riferendo, gli eventi di violenza sulle donne che hanno colpito il nostro paese nell'ultimo mese, di cui sappiamo perfettamente insomma quello di cui parliamo, se tu vai a guardare la storia della persona che ha commesso quel terribile atto, è esattamente questa, è la storia di una persona che ha vissuto un'adolescenza mentale, familiare, economica per molto tempo, che in quell'adolescenza ha cominciato a sviluppare una relazione con una persona che a un certo punto è diventata il tram sui denti, perché quella persona gli ha detto io sono cambiata. Quell'altra persona non ha saputo accettare questo fatto. Perché non l'ha saputo accettare? Perché viviamo in un mondo in cui quando stai bene nessuno ha mai il coraggio di venire a dirti guarda che a un certo punto non starai più bene. Guarda che a un certo punto qualcuno che ami morirà, qualcuno che ami si ammalerà, tu ti ammalerai, oppure la persona che ami comincerà a fregarsene di te e sarà normalissimo così. E la tua sofferenza non sarà una malattia, un'ingiustizia, sarà normale, ma la naturale conseguenza del fatto qualcuno che parla di cose interessanti su sta cazzo di piattaforma. Se una persona non accetta questo, quando poi un'altra persona gli dice guarda che io sono cambiata, sentirà quel cambiamento non come un'opportunità di crescita, ma come un'ingiustizia dell'universo. L'universo mi odia. Cos'è che posso fare in quel momento? Odiare io lui. O togliermi di mezzo, o toglierla di mezzo. Ecco, questo tema qua, che può sembrare, perché parliamo di Disney, parliamo di storie, parliamo di web, può sembrare quasi un tema da salotti di persone che streamano, in realtà è un tema radicale del nostro tempo, perché se vogliamo che domani gli individui che sentono la sofferenza come un'ingiustizia universale non facciano, non compiano atti terribili, dobbiamo tornare a dire ai nostri figli, nipoti, alle persone a scuola, tornare a creare una cultura che ti fa star bene, ma ti ricorda sempre che quello star bene è una grande eccezione della vita. E che tu devi imparare a gestire la tua inevitabile infelicità. E sarà quello lo stare bene dopo. Quello lo stare bene. Il costruire una personalità non è il poter giocare tutto il giorno, il poter andare al pub con gli amici. Costruirsi una personalità è quando si soffre, io sono presente. Quando le cose vanno male, io sono lì. Accetto la sofferenza. Ma mia moglie si ammala, i miei genitori si ammalano, il mio migliore amico perde un genitore, io sono lì. E invece la distorsione del politicamente corretto ci ha messi nella condizione di dire si soffre, è un'ingiustizia, si soffre, io mi nascondo, non lo merito, si soffre, è colpa di qualcuno. Cazzate prodotte da una cultura demente che poi danneggia, e le conseguenze sono quelle che sono sotto gli occhi di tutti. Non un brutto film Disney, ma la cronaca nera. E allora, torniamo a dare un peso reale, culturale, positivo alla sofferenza, agli attriti. Torniamo a dire alle persone, se ti offendi, se qualcosa ti offende, va bene dire alla persona che ti ha offeso, andiamoci piano. Ma rivolgi anche quello sguardo verso di te e rinforzati un po', Cristo. Rafforzati, perché una parola messa male che ti offende è pur sempre una parola. E se una parola che ti offende ti fa rinchiudere, cosa farai quando arriveranno, morirà il tuo migliore amico? Sì, sì. Cosa cazzo farai quando verrai lasciato da solo?
quando il mondo intorno a te cambierà e ti offenderai sul cambiamento. Dovrai iniziare a dare le colpe ad altre cose. A Dio? Sì, no. Allora è colpa a Dio e vorrai sostituirti a Dio e quindi diventare immortale. Diventare immortale, sempre più arrabbiato. Sempre... Cazzate. Sono cazzate, ma sono cazzate che fanno dei danni incredibili. Quanto è probabile che finisca così? Tanto, ma già ci siamo un po'. In che senso che finisca? Che andremo verso questa strada per ancora un bel po' di tempo. Sì, no, sono sicuro di questo, sono sicuro. Purtroppo io, la mia parte pessimista alla fine prevale, perché io la parte ottimista la vedo su tante singole persone. E lo vedo nella mia community. Io ogni giorno ricevo messaggi di persone che mi dicono: io 3 mesi fa ero così, poi ho letto Bubudera, ha lanciato 1000 bits, questo podcast, piccola domanda molto profonda, quanta felicità riesci a sopportare? Piccola domanda molto profonda, quanta felicità riesci a sopportare? Che intendi? Che intendi, Bubudera? Non ho idea di quale sia il... Forse la domanda è: fin quanto riesci a giocare senza pensare che c'è la sofferenza, visto che prima parlavi di questo? Ah, non sei tu a deciderlo. Non sei tu a deciderlo. A un certo punto, ripeto, lo decidono gli altri per te. Se tu pensi di giocare per tutta la vita, a un certo punto arriva qualcuno, sfonda la porta e ti fa un mazzo così. Sì. Se tu continui a giocare, diventi scemo e ti rinchiudi e basta. Quindi... questa è una domanda in realtà su cui si può speculare tantissimo. Sì. La quantità di felicità che puoi sopportare non la puoi decidere tu. La qualità dell'infelicità che puoi gestire la puoi decidere tu. E questa è una cosa. E di nuovo, io non voglio, io non sono uno di quelli che dice prendi in mano la tua vita e fai... No, un sacco di cose nella nostra vita sono assolutamente fuori controllo. Però alcune cose noi possiamo metterle un po' in ordine. Il modo in cui reagiamo alla sofferenza, il modo in cui gestiamo gli attriti del mondo, il modo in cui decidiamo di essere presenti nel momento in cui qualcosa va male, cazzo, quello è, possiamo deciderlo. Se non decidiamo quello, ci stiamo sicuramente aprendo a un piccolo inferno che arriverà una briciola alla volta e poi sfonderà tutta la nostra bellissima vita fatta di illusioni e menzogne. Quindi è importantissimo questo. Perché se non torniamo a dare importanza a quelle piccole porzioni di vita che possiamo controllare, allora, di nuovo, ci dovremmo lasciare andare a un mondo in cui i fatti di cronaca saranno sempre peggiori e in cui le nostre relazioni saranno sempre più virtuali, in cui non sopporteremo più il momento in cui la vita poi ci dice guarda che ti sbagliavi. E quello è veramente, cioè, proprio... scavarsi la posizione. Cavolo, quanto è cambiato tutto subito. Nel senso, 10 anni sono passati. Da quando prima, oggi no, in chat ho fatto questa differenza con le canzoni d'amore dei nostri tempi e le canzoni d'amore di oggi. Le canzoni d'amore dei nostri tempi era sto malissimo, addio, non andare, ti prego, ti amo. Le canzoni di oggi è no, fanculo, già ti ho sostituito. Ma non far finta che stai provando cose più fighe. È sì, proprio sì. Come hai detto tu, zero stupore, zero meraviglia, sì. La gente appena succede qualcosa di brutto deve dire ma mi sta toccando, certo che no. Questo poi, pensaci, è anche il motivo per cui ci sono proprio delle, e tu lo vedi numericamente, ci sono delle crisi a livello delle relazioni, crisi a livello delle scelte lavorative che le persone fanno, perché... e qui potrei, vabbè, al di là dell'aneddotica, e ne ho tantissimi di aneddoti da raccontare, ma non mi lancerò nell'aneddotica. Sappiamo tutti, perché l'abbiamo visto molto spesso e magari l'abbiamo anche vissuto, che oggi quando tu inizi un percorso lavorativo, la capacità di sopportare il periodo iniziale di apprendimento è bassissima. Cioè, ci sono, l'ho notato tantissime persone che iniziano un percorso lavorativo, che magari è anche un lavoro normale, fanno 2 settimane, dopo 2 settimane decidono che quella roba non fa per loro. Burnout totale, sì. Burnout, stress incredibile, lo vedi nelle relazioni. Ok, adesso c'è, vabbè, qui si entra in campi anche in cui magari le red flag. Sì, però io lo dico tranquillamente perché ne ho anche parlato pubblicamente. Tutto il discorso retorico sulla poliamorosità, ok? E io rispetto una persona che dice io sono poliamoroso, voglio fare, va bene, ok? Per me si chiama in un altro modo, però tutta la retorica, se tu vai a guardarla, è una retorica della impermanenza delle relazioni, cioè è il fatto di non legarsi a una persona, perché quando tu ti leghi a una persona, tu sai, e puoi scommetterlo tranquillamente, che fra 1 anno, fra 2 anni, fra 7 anni ci sarà un momento di crisi molto forte.
Il momento di crisi in una relazione, che può essere matrimoniale, d'amore, di ogni genere, è uno dei momenti di crisi fondamentale dell'individuo, in cui tu impari a stare lì, ad affrontare una difficoltà e a cercare di superarla. E di nuovo, da quello deriva la personalità di un individuo, non dal vivere bene i momenti di festa, ma dall'affrontare i momenti di crisi. Oggi non ci diamo neanche più il tempo spesso di arrivare ai momenti di crisi, perché appena c'è un attrito, appena c'è qualcosa, scappiamo, non era niente di serio. No, ma sono poliamoroso, significa che io voglio tenermi aperte un sacco di possibilità, ok? E di nuovo, non escludo il fatto che ci siano persone che autenticamente vivono la poliamorosità, ma rispetto a quelli che dichiarano di essere poliamorosi, proprio è una percentuale irrisoria, perché la poliamorosità è un'altra retorica che si è scatenata proprio nel momento storico in cui non riusciamo più a gestire gli attriti delle relazioni. Chiunque abbia una relazione da più di 4 anni, 5 anni, lo sa perfettamente. Si arriva a un certo punto, per motivi, colpe, fenomeni, in cui c'è un momento di crisi. Il modo con cui affronterai quella crisi determinerà non soltanto il modo con cui la relazione poi si svilupperà e si dipanerà, ma determinerà anche il tipo di individuo che tu sarai. E oggi noi stiamo abituando culturalmente tante persone giovani al fatto che dal momento di crisi non apprendi nulla veramente, perché il momento di crisi di nuovo è qualcosa che ti fa soffrire, quindi un'ingiustizia. Quindi noi fermiamo le nostre esperienze prima che le crisi arrivino. Non mi diverto con te, non mi diverto, non sto lì a chiedermi se magari, non so, ci sono altri aspetti da approfondire e magari sono io che devo cambiare di me stesso. No, non mi diverto, allora vado da un'altra parte, perché se non mi diverto non va bene. Sul lavoro, 2 settimane e il lavoro non lo capisco, è troppo confuso. Ma cazzo, in un ufficio ci metti del tempo per imparare, però appena questa cosa un po', no, smetti. Ma anche la cosa delle red flag, no? Ho conosciuto questo ragazzo che mi ha subito parlato della sua ex, red flag, me ne devo andare, sì, è troppo fissato. È tutto, com'è che potrei, non saprei neanche come definirlo, però è proprio tutto ipertransitorio, capito? Tutto quanto è così, in un attimo decidi se va bene o non va bene, però a ogni attimo poi rivedi le tue decisioni. Come cazzo fai a vivere così? Come cazzo fai a vivere così per una settimana intera? Mamma mia, Io non riesco in una settimana a non parlare dei miei sentimenti, di quelli che proprio mi fanno paura. Io proprio ho una difficoltà a non parlare per una settimana intera delle mie debolezze o con qualcuno o con me stesso. La vedo proprio come... quella la vedo veramente come la morte, Rick. Il fatto che ci abituiamo a non pensare a quello che non dovremmo pensare perché ci fa male. No, ma è davvero... ma lo è sempre stato per me, ma sarà appunto che la mia generazione mi abituò in un determinato modo a vedere proprio la fiamma sotto il dito come un oh merda, non lo devo più fare, però magari fra un mese me lo scordo e lo devo per forza rifare, devo ricordarmi che c'è un livello di sofferenza che mi ricorda di altre cose, tipo che magari altri stanno in questo stesso modo qua, che io non posso godere sempre, come lo dicevi tu prima, di una cosa che rimane sempre così, quindi di un benessere perpetuo, perché sono strani sogni da avere. Sono strani sogni ed è un'anestesia. È un'anestesia totale. E sai, la cosa di cui mi sono reso conto, poi a marzo esce il nuovo libro che... Volevo parlare anche di questo, visto che stiamo anche... sono stato molto contento perché in realtà il tuo video veramente tocca un sacco di elementi anche che io ho approfondito nel Come video. Si chiamerà? Una delle prime volte che lo dico, però lo posso dire tranquillamente, tanto Feltrinelli me lo spoilerà sempre, è Critica della ragion demoniaca. Ed è... E l'idea centrale è proprio quella che in tutto questo mare di anestesie noi abbiamo smesso di difendere quella parte di noi stessi, che è quell'interiorità, che è bramatissima da tutto ciò che ci circonda, perché il marketing, il mercato dell'attenzione vuole entrarti qua dentro. Perché se ti entra qui dentro, tu non avrai più potere di dire di no alle cose che ti solleticano i bassi appetiti. Farsi anestetizzare sempre, dare l'autorizzazione a questo stato di cose, di non porti più domande su te stesso, di non chiederti più ma come vivo l'esperienza della morte, ma come vivo la mia stessa ignoranza, ma come cambio nella vita, spegnere queste domande qua, spegnere quel parlare della propria interiorità perché in realtà non ci credi, è il metodo perfetto per farsi invadere da forze che prendono il sopravvento su di te. È un terrore, è terrorizzante. Guarda, ma in realtà ne parlava Marco Aurelio 2000 anni fa, lui la chiamava la cittadella interiore, ok? E lui usa questa metafora, lui dice
La coscienza è quella parte di me che resta sempre allerta e che tiene le sentinelle sveglie per evitare che forze aliene entrino dentro di me, prendendo il dominio della mia cittadella interiore. Queste cose che stiamo discutendo sono anestesie di quelle sentinelle. E sai qual è la cosa veramente terrificante? È che un tempo, quando ne parlava Marco Aurelio, quei demoni che entravano usavano la paura, usavano la violenza, usavano la tortura, usavano le cose che ci spaventavano. Erano le storie di terrore, erano le religioni che ci intimorivano, erano le superstizioni. Adesso quei demoni usano il divertimento, entrano facendo festa, ci convincono che noi possiamo essere sempre intrattenuti. Ed è quell'intrattenimento onnipervasivo che ci impedisce che ogni volta in cui qualcuno ti fa un discorso serio, tu gli rispondi cosa? Boomer. Ah. Quell'intrattenimento perpetuo che David Foster Wallace chiamava l'infinite jest, ok? Quindi questa fighezza infinita, questo sbrilluccicume sociale che ti fa sempre percepire di essere in un Eden incredibile, ti spegne, ti addormenta e mentre dormi, nelle tue mura entra la peggio merda. E quando la peggio merda è entrata, se provi a risvegliarti, non hai più la forza. Non hai più la forza perché non hai più la forza di svegliarti a quel punto lì. Ormai sei completamente invaso, sei saturo di cose che non fanno parte di te. A quel punto, chiederti, ma perché sto soffrendo? Diventa impossibile. Questa è un'invasione che non stiamo subendo. È un'invasione che abbiamo autorizzato. L'abbiamo permessa. Vi prego, divertitemi. Vi prego, non fatemi sentire la pesantezza della vita. Distraetemi sempre. Anestetizzatemi. Fate di me quello che volete, basta che io non soffra. Mi sto mettendo a piangere. Questo è lo stato di cose in cui ci siamo trovati. Ed è drammatico. È drammatico perché poi a un certo punto sei costretto a risvegliarti. Perché di nuovo capiterà qualcosa nella vita. Qualcosa di fortissimo. Che richiederà la tua presenza. Ma non sarai pronto. Perché se non ti sei abituato nel tempo a pensare. Allora ecco, vedi perché studiare, leggere libri è fondamentale. Perché leggere libri significa entrare in contatto con le parole di qualcuno che può prepararti al momento in cui tu vivrai quella sofferenza. Tu non leggi mica libri per intrattenerti e divertirti. Ogni volta che qualcuno mi scrive e mi dice Ricchio, sto leggendo il libro che hai consigliato, però è noioso. Cazzo, annoiati! Porca puttana, annoiati! Ma chi è mai morto di noia? Ma chi cazzo è mai morto di noia? Impara ad annoiarti. Il video è troppo lungo. Impara ad annoiarti. Impara a usare quell'occasione per sentire quello che potrebbe succedere in futuro. Immaginati, e non so, c'è un libro che io adoro, che è Memorie di Adriano, di Marguerite Yourcenar, in cui questa scrittrice francese crea il diario della vita dell'imperatore Adriano. Libro incredibile. A un certo punto in questo libro c'è questa frase straordinaria che Adriano dice riguardo di un suo conoscente. Dice: si trova in quel momento della vita in cui, per qualche legge misteriosa, un uomo si trova a seguire il proprio demone oppure il proprio genio, e in questo modo viene o distrutto o supera se stesso. È una frase meravigliosa. Io la lessi a 18-19 anni e per un sacco di tempo ho pensato: ma che cazzo stai dicendo? Ma perché a un certo punto uno si trova a seguire il suo demone o il suo genio e quindi finisce per essere distrutto oppure per superare se stesso? E poi, quando sono accadute le cose determinate della mia vita, la morte del mio migliore amico, la morte di mio padre, sono sempre, quasi sempre morti peraltro, comunque delle grandi crisi, la fine di una storia d'amore, un fallimento lavorativo, cazzo, quella roba lì l'ho capita perfettamente, l'ho capita. E averla letta prima mi ha permesso di stare allerta e di usare quell'avvenimento cercando di far sì che quell'avvenimento non risvegliasse il mio demone, ma mi permettesse di conoscere meglio il mio genio. Questo servono i libri. Ma i libri non servono un cazzo se vuoi divertirti e basta. Smettiamo di divertirci e basta. Va bene divertirsi, ma non divertirsi e basta è una merda. Quando esce il tuo libro, Rick? 19 marzo. 19 marzo, andate alla Feltrinelli se volete, se siete interessati. E annoiatevi! Se volete annoiarvi un po', comprate il libro di Rick. È sempre più fanico sentirti parlare, grazie per essere venuto. È stato veramente bello. Grazie, complimenti per il video perché mi è piaciuto proprio tanto. Poi ti dico, a fine serata ti devo leccare le ascelle.
Tu non io non so perché mi ha fatto ridere così tanto. Io ormai ho capito per cosa ridi nei miei video. Ho detto certo che quella è una battuta che fa ridere. Bella, bella, bella. Gli uomini di 31 che vogliono leccare le ascelle delle ragazze di 13. No, perché devo fare mi hanno del bolino verde, 13 o no? Tu immagini, le avrai tutti verdi tu? O ce l'hai? Sì, quello su Israele e Palestina mi sa che è giallo. Ok, io ce l'ho tutti gialli, okay. Tutti, ho fatto di tutto per rendere questo verde. E là, ovviamente, la frase mia sarebbe per distruggere la figa delle bambine, i pedofili. Invece no, le donne di 31, che quelli là, che tra parentesi... Fantastiche le ascelle, certo, non quelle di 13 anni, lasciatele stare. È una fantasia come un'altra, quindi insomma, provate se vi capita. Rick, grazie mille. Grazie mille a te, caro. Io non so, ragazzi, vi invito a guardare il video se non l'avete visto, ma di dialogare fra di voi sotto il video e soprattutto se trovate in determinate pagine delle persone che mi vanno contro, io sono apertissimo al dialogo, di live così, ovviamente poi da casa mia in maniera un po' più telematica, sono pronto a farle, vorrei dei contraddittori, vorrei di gente che la pensa diversamente, anche perché è l'unico motivo per cui ho fatto questo video qua, non solo per lo sfogo, però lo sfogo posso usare anche le mie live per dire a voi, mi sentite così? Sì, so che c'è molta gente che si sente in questa maniera qua, ma c'è bisogno di unirsi in qualcosa dove ci stiamo sempre di più dividendo, e fa schifo, mi viene da piangere, e non era quello per cui, a mio parere, geni come Mark Zuckerberg o chi ha voluto distruggere le barriere per unirci, intendevano. Io vi ringrazio a tutti per la compagnia, ringrazio Panetti, Carli, Enrico per essere qui, Emma alla regia, Riccardo per NordVPN che ogni volta ci aiuta e mi dà i soldi che secondo me merito ma anche un po' di più, no mi dà tanti soldi per i video, no tanti soldi, grazie mille, anche se procrastino sempre e posticipo sempre, grazie a David, grazie a Evox per lo studio, noi ci vediamo dopo domani, un bacione, a presto ragazzi, ciao.